Come saranno gli aerei del 2050? L'Airbus, una delle più importanti società costruttrici di aerei, li vede con un aspetto esteriore ancora molto simili a quelli dei nostri giorni, ma con caratteristiche nascoste molto diverse. Innanzitutto prevede che gli aerei del 2050 prenderanno il decollo facendosi aiutare da una rampa di lancio. Questo servirà ad avere aeroporti più piccoli, a limitare il rumore in fase di partenza e quindi ad inquinare di meno. Stessa cosa per l'atterraggio, che avverrà su piste molto brevi. Ma c'è un elemento del tutto nuovo sul modo con il quale gli aerei solcheranno i cieli. È molto probabile, infatti, che essi voleranno in formazione, proprio come gli uccelli. Questo, vista la crescita esponenziale dei voli aerei, permetterà di ridurre di molto il carburante e, ancora una volta, di inquinare di meno i nostri cieli.